Arriviamo a Foligno, il più importante centro della pianura umbra, nelle prime ore del mattino. La città non ha ancora assunto il suo normale ritmo di vita. Solo qualche negozio ha alzato le saracinesche. Un suono di campana ci guida in Piazza della Repubblica, dove si staglia l'alta torre quattrocentesca del Palazzo del Municipio. Sono le 8:15 e ci chiediamo come mai il campanone suoni così a lungo. Forse è un giorno particolare questo per Foligno. Incuriositi, interpelliamo il campanaro. Senta, perché suona il campanone? Sto suonando i 60 tocchi del campanone per avvertire i bambini di andare a scuola. E lo fa tutte le mattine? Tutte le mattine. A che ora? Alle 8:15. Quante altre volte al giorno suona il campanone? A mezzogiorno, per dare il tocco del mezzogiorno. E basta? No, poi nelle giornate che c'è il consiglio. Consiglio comunale? Consiglio comunale. Da quando dura questa tradizione? Da sempre. È una tradizione interessante. Vuol dire che a Foligno lo studio e la cultura sono stati sempre tenuti in grande considerazione. E già, adesso che ricordiamo, è qui che è stata stampata la prima edizione della Divina Commedia. Bene, pensiamo di trascorrere a Foligno una giornata piena di esperienze interessanti. Lei cosa dice? È bella Foligno? Sì, è molto bello Foligno. Questa chiesa qui giù, che cos'è? È la chiesa della cattedrale di San Feliciano, il protettore di Foligno che... E quando fu martirizzato, lei lo sa? Nel 1200, nel 200 dopo Cristo. E quel campanile laggiù, che cos'è? Quello lì è il campanile della chiesa di San Salvatore. È una chiesa bella? Bellissima, sì, sì. Di che epoca? Risale a poco più di 1000. E quell'altro campanile dall'altra parte? Quella è la chiesa di Santa Maria in Fraporta, dove si dice che anche San Pietro si abbia celebrato la messa. Ah, è molto bella. Sì, è bellissima. Di che epoca? Molto antica. E anche quella risale a poco più del 1000. Bene, allora arrivederla e grazie. Va via così presto? Sì, ho da fare. E del Palazzo Trinci non gli interessa niente? Ma che cos'è questo Palazzo Trinci? È il palazzo della dimora dei dittatori del Medioevo. I tiranni? I dittatori di Foligno. E il popolo voleva bene ai Trinci, o no? Non troppo, insomma, però. Non troppo, eh? Non troppo. Perché erano dittatori? Erano dittatori. E quando si è estinta questa famiglia? È nel 1500 circa. Ma ci sono state rivolte, non so, sommosse? No, rivolte no, proprio ero estinta così per... Ma si sa dove sono le tombe? Non lo so, questo non lo so. Arrivederla e grazie. Poco dopo, le alte gelide mura del Palazzo Trinci ci accolgono. È una fortezza più che una casa, o meglio, una casa fatta su misura per dei tiranni. La famiglia Trinci non si estinse affatto in modo naturale. Anzi, Corrado Trinci, l'ultimo a regnare su un vero e proprio principato che estendeva il suo dominio su Assisi, Montefalco, Trevi, Spello e Bevagna, nel 1439 si era macchiato di feroci crimini. Eugenio IV assalì allora Foligno con un forte esercito e fece giustiziare Corrado e tutti i suoi figli. Non si salvò nessuno, nemmeno un bambino in tenera età. I volti di questi tiranni che un artista anonimo ci ha tramandato portano chiaramente impresso il segno del loro tragico destino. La cappella del Palazzo Trinci è stata interamente affrescata dal Nelli, il fondatore della scuola Folignate, con scene della vita di Maria, dalla Natività alla morte, all'Assunzione in cielo. Il pittore più interessante della scuola è senza dubbio Niccolò di Liberatore, detto l'Alunno. Sua questa bellissima pala d'altare che rivela nella dolcezza del tratto e nell'armonia della composizione una chiara influenza benozzesca. Anche le pitture della chiesa di Santa Maria in Fraportas, dovute al Mesastris e ad altri pittori della scuola umbra, hanno la stessa impronta. Come questo Cristo crucifero che ci ricorda certi celebri quadri del Benozzo. La chiesa basilicale a 3 navate è un bellissimo esempio di arte romanica. La serenità e l'armonia delle sue linee si accompagna alla serenità e alla dolcezza della pittura umbra, che d'altra parte sarebbe incomprensibile se non la collocassimo nel paesaggio umbro, fatto di lievi declivi, privo di asprezze,
dove predomina l'ulivo, fra tutti gli alberi senza dubbio quello che più ispira un senso di calma e di pace. I dintorni di Foligno hanno in grande misura queste caratteristiche. Trevi, Spello, Bevagna, Montefalco, che circondano Foligno sui contrafforti appenninici, hanno un sapore di antico, quasi di immobilità nel tempo. Anche l'uomo in questi luoghi è parte integrante di un paesaggio. È paesaggio. Un tutt'uno inscindibile con la natura. È esso stesso natura. Giù nella vallata è Foligno, la rosa dell'Umbria, come fu definita fin dai tempi più antichi. E non ci sembra che l'appellativo sia esagerato se pensiamo che Foligno conserva tesori come questo, il celebre battesimo del Perugino. Si trova in una piccola cappella fuori mano, accanto ad una bottega di artigiani, ai quali bisogna rivolgersi per la chiave. L'urlo della sirena ci ha distolti dal nostro giro turistico. Scopriamo che Foligno è una città moderna, piena di industrie. Le officine ferroviarie, la fabbrica di macchine olearie Rapanelli, il panificio Panbuffetti, la conceria e tante altre ancora. Questa calma durerà poco. Fra breve il lavoro riprenderà in tutte le fabbriche e le officine. Abbiamo avvicinato un industriale, proprietario di una fabbrica di macchine olearie. La mia azienda oggi è una delle più attrezzate d'Italia. Dove vendete i vostri prodotti? Vendiamo in massima parte in Turchia, poi la Grecia e poi in Siria, nel Libano, a Tel Aviv. E in Italia? Dunque, vendiamo nelle zone italiane dove c'è maggiore produzione olivicola. E specialmente nelle Puglie. E in Umbria? In Umbria lavoravamo molto, anzi abbiamo piantato le nostre tende qui perché era il centro di produzione olearia. Ma dopo la crisi agricola del 56-57, a seguito delle gelate, che tutto il patrimonio olivicolo è stato distrutto, non registriamo più un soldo di affari. Un rapido giro nella campagna polignate permette di constatare che a 5 anni dalle famose gelate gli olivi sono poco più grandi di un arbusto. Ma con sorpresa scopriamo su una collinetta degli olivi alti e ben tenuti. Sono suoi questi olivi? Sì, signore, sono il proprietario di questi olivi. Ma questi non è niente, ce ne sono molti altri più grandi. Venga pure a vedere, venga più avanti. Eccoli, questi sono più grandi di quelli che abbiamo veduto, e ce ne sono molti più grandi. Questi qui li ho ottenuti non facendo il diradamento nel 1956, perché il diradamento comportava la diminuzione della vegetazione della pianta, e lasciando tutto l'apparato fogliare ho ottenuto una produzione uguale del 1955. Ma quanto hanno fatto a pianta quest'anno? Hanno fatto, delle piante hanno fatto 15 e 20 kg, qualcheduno non l'ha fatto perché si trovava in condizione... E gli altri contadini? Pochissimi, che 2 etti, 3 etti. Continuando la nostra piccola inchiesta sull'attività agricola Folignate, veniamo a sapere che a Foligno esiste una scuola per trattoristi molto importante. La scuola è sorta soprattutto per iniziativa di un singolare personaggio, che ci ha ricordato certe figure di nobili inglesi del Devonshire o del Galles. Scusi, è lei il dottor Mancini? Sì, buongiorno, sono il dottor Mancini. Per favore, ci può dire com'è sorta questa iniziativa? È sorta dalla volontà di poche persone. È vero, un po' come le storie di San Francesco, vero, è sorta dal nulla. È una cosa un po' messa alla francescana, però risponde alle esigenze dei corsi stessi. Vero? Ho capito. Questi corsi, appunto, che noi altri stiamo svolgendo,
I più completi sono quelli per l'UMA, vero? Che sono corsi che durano 3 mesi per 30 allievi, è vero? Che provengono poi da 6 province, la provincia di Perugia, quella di Terni, di Macerata, di Pesaro, di Ascoli Piceno e di Ancona, è vero? Sono ragazzi che appartengono a famiglie coloniche o dei coltivatori diretti. Arrivano qui e si trattengono appunto per 3 mesi. Senta, ma sa che è un luogo veramente incantevole, questo dove è sorta la scuola? Eh sì, e infatti è ammirato da tutti. Chi viene a vederlo e ci si trova bene subito, è vero, perché è un posto che dal punto di vista panoramico realmente è pregevole, è vero. E poi per noi è molto comodo perché sta, si può dire, in città e fuori di città allo stesso tempo. E soprattutto poi perché la villa ha intorno un podere di circa di 10-12 ettari per metter noi a fare quelle esercitazioni che dobbiamo far fare agli allievi, vero? Si deve a iniziative come queste se il concetto della indispensabilità della meccanizzazione nell'attività agricola viene man mano assimilato. Il contadino in questo modo ha maggior tempo a disposizione per dedicarsi ad attività complementari a quella agricola, come l'allevamento del bestiame. Il patrimonio zootecnico di Foligno è sempre stato considerevole anche nel passato, prima della guerra. Ma solo negli ultimi anni questo settore è stato potenziato al massimo e con tutti i mezzi. Oggi si può dire che non esista casa colonica che non abbia la sua stalla, mentre numerosissimi sono i centri di allevamento e di selezione per il perfezionamento della razza, soprattutto di quella chianina, la più diffusa nella zona. Il contadino Folignate si è rivelato un eccellente allevatore e ciò permette di guardare con maggiore fiducia all'avvenire. Come vendete il bestiame? Come vendiamo? Al mercato? Stalle. Dove? Foligno. A Foligno dove? Al Foro Boario. Un'altra importante iniziativa non mancherà di far sentire i suoi benefici effetti, non solo nel settore zootecnico, ma in generale su tutta l'economia polignate. La creazione di un grande campo boario, o foro, dove ogni settimana si svolge il mercato del bestiame. La contrattazione per la compravendita del bestiame e in generale tutto il complesso delle attività commerciali collegate all'allevamento è stato semplificato. Annesso al foro è un grande mattatoio fornito di tutte le attrezzature, comprese le celle frigorifere. Il mattatoio ha una capacità di circa 200 capi di bestiame al giorno e rifornisce non solo Foligno e centri vicinori, ma anche Roma. Dopo la creazione del foro boario, le cose sono andate meglio per voi, no? Eh sì, perché c'è più commercio, più forestieri che vengono nella piazza di Foligno. Quanti capi di bestiame ha venduto lei? Io sono venduto 2. Ah, 2. E lei? Ci ho venduto 2 vitelle, una mucca e 2 scrofe. E avete guadagnato bene? Sì, beh, qualcosina di più di vendere sulle stalle, senza meno. D'altra parte, gli introiti dei contadini allevatori non consistono solo nella vendita del bestiame per la mattazione, ma anche in quella del latte. Foligno ha una grande centrale del latte della capacità di 50-80.000 litri al giorno, che vengono inviati fino alla lontana Civitavecchia. Vi lavorano in prevalenza donne, mentre le guardiamo intente al lavoro, accanto alle macchine, non possiamo fare a meno di riandare con il pensiero agli uomini intravisti nelle fabbriche o nelle officine. Forse i loro padri, i loro fratelli o mariti. Il quadro della capacità produttiva Folignate ci sembra completo. Aggiungiamo che il lavoro è posto anche alla base del concetto di assistenza, come in questa grande officina gestita dall'IRCA, il maggiore ente assistenziale, dove si cerca di conferire una dignità umana e sociale agli assistiti. Si è fatto sera. E noi ci domandiamo quale relazione passi tra la Foligno storica e artistica vista al mattino e la Foligno operosa, moderna, tutta protesa nello sforzo di avviare un processo di industrializzazione. Fra i due aspetti non c'è forse una frattura? L'interrogativo ci spinge a saperne di più su questa città. Veniamo a conoscere quindi altri aspetti, per così dire, minori di Foligno, ma non per questo meno interessanti. A Foligno circola una leggenda popolare secondo cui la città è al centro dell'Italia e addirittura del mondo. Il centro di Foligno è il caffè Sassovivo, il cui centro è a sua volta il birillo mediano del biliardo. Pensate, il centro del mondo sarebbe questo piccolo birillo. Una volta all'anno, i folignati si tuffano nel loro passato, ridiventando dame e cavalieri del lontano 400. Il pretesto è la giostra della Quintana, vinta dal cavaliere che riesce ad infilzare il maggior numero di anelli. È un gioco dunque, ma vissuto con una forza e una convinzione da rendere inavvertibile la finzione. Siamo andati a trovare il vincitore dell'anno scorso, Paolo Primi. Ci siamo trovati di fronte a un bravo giovanotto, dall'aria niente affatto eroica. Che classe fai? Seconda agraria.
Come mai sei diventato un cavaliere così bravo? Beh, perché me l'ha insegnato mio povero papà. Poiché lui era molto appassionato di cavalli, mi ha insegnato ad andare a cavallo fin da quando ero piccolo. Correva col rione Contrastanga. Mentre mi stava allenando per la Quintana, il cavallo si imbizzarrì sentendo uno sparo di un fucile. E cercando di fermare il cavallo, rimase travolto. Io ora, in questi anni, ho cercato di prendere il suo posto. Molte volte sono arrivato secondo e finalmente nel 59 ce l'ho fatta. Ma che cosa vuoi fare nella vita? L'attore? Vorrei un modesto impiego come avranno tanti, poter tirare avanti, non dico bene, ma senza preoccupazioni. Bravo Paolo. Lui non si monta la testa, anche se per un giorno al suo paese è un eroe. Un'altra curiosità di Foligno è la patria del Barbanera, il calendario astrologico che sa tutto sulle stagioni, le piogge e i venti. Si stampa fin dal 600, testimonianza di un'arte tipografica folignate che ancora oggi dà i suoi frutti. Lo vendono soprattutto gli spazzacamini durante il loro lungo peregrinare di paese in paese. Con Barbanera abbiamo trovato un altro aggancio con il passato. Ma sentiamo che ancora le due facce di Foligno, l'antica e la moderna, non si sono composte in unità. Ci manca ancora un anello della catena. Alcuni accordi d'organo ci incuriosiscono. Sembrano provenire da una chiesa. E invece no, vengono da una casa. Una casa come le altre. Scusi, qui fabbricate organi? Sì. Lei è il proprietario? Sì, sì. Che cosa sta facendo ora? Sto provando gli apparecchi di questa console. Questo è destinato per la Cappella Paolina in Vaticano. È un organo di media grandezza, ma lo abbiamo curato particolarmente, dato il posto dove va collocato, ecco. Ma ne abbiamo fatti dei più grandi, molto più grandi, sia nella capitale che in altre città d'Italia. Con lei lavorano i suoi familiari, anche sua moglie? Sì, sì, la moglie, figlioli. Anzi, mia moglie è qui dietro che lavora. Lavora anche lei? Sì, sono da quando mio marito, da quando ho sposato, insomma, ho lavorato sempre con mio marito. E come fa a condurre il menage familiare e contemporaneamente a lavorare? Beh, cosa vuole? Un po' in casa, un po'. Mentre la moglie dell'organaro risponde alle nostre domande, ripensiamo alle attività artigianali fiorite a Foligno nel Medioevo. E ci sembra improvvisamente che il nostro interrogativo abbia trovato una risposta. Tra passato e presente non c'è più frattura. Se vuole vedere. No, no, lei è bravissima. Avete avuto momenti difficili, signora. Purtroppo. Durante la guerra abbiamo avuto dei momenti un po' brutti perché in quel periodo il lavoro, insomma, certo era fermo perché si poteva pensare a fare gli organi quando c'erano i bombardamenti. È un lavoro talmente così delicato che tutti penserebbero fuori che fare gli organi. E poi, sa, ci sono stati 96 bombardamenti. Beh, una quarantina. Parecchie fabbriche sono state distrutte, molte abitazioni, parecchi morti ci sono stati. C'erano degli obiettivi militari? Eh sì, c'era l'aeroporto, poi c'era la fabbrica di aeroplani, c'era le grandi officine, come nodo ferroviario, tante pastifici, c'erano tante cose che Foligno è un punto un po' importante, ecco. Era un obiettivo un po' buono per loro. Ve la siete vista brutta allora? Mi trovavo un momento anche in estate, insomma, in uno stato che avevo un bambino, stavo per avere un bambino e durante sotto i bombardamenti puoi immaginare, insomma, che momento brutto è stato, ecco. E dov'è suo figlio? Ecco, qui, Guido. Ha scelto un gran brutto momento per venire al mondo, lei. Purtroppo. Che cosa fa? Stavo regolando dei magneti. Da dove fate venire questi pezzi? Dall'Alta Italia? No, facciamo tutto noi. Sì, sì, qua facciamo tutto noi, facciamo. Mio fratello. Fratello più grande. Ah, sì? Il maggiore? Sì, sì. Allora lei è la colonna della famiglia. Praticamente, sì. Ma quanti fratelli siete? Un reggimento, vedo. Ah, basta, siamo solo noi due. Via, via, mi dica la verità. Ci sono cugini, zii, parenti che lavorano qui. No, tutto in famiglia. C'è ancora però mia moglie. Ah. Luisa. Luisa ci appare in un modo singolare. Soffia in una canna d'organo ricavandone un suono strano, lungo, sibilante. Abbiamo la sensazione di averla già vista da qualche parte, ma evidentemente ci sbagliamo. Sto accomodando delle canne. Lei aspetta un figlio, vero? Sì. Quando? In aprile. Ah, in primavera. Sì. Lei preferisce un maschio o una femminuccia? Beh, non importa quello che è. Cosa vuole che faccia da grande suo figlio? Naturalmente l'organaro. L'organaro, anche lui. Sì.
Ci sembra di averla già conosciuta, la signora Luisa. Ma dove l'abbiamo vista? In una chiesa, sicuro. Non ricordiamo più quale, ma in una chiesa, sicuramente. Sembra uno dei tanti angeli affrescati nelle chiese umbre, con il volto paffutello e gli occhi vivi e maliziosi. Questa è Foligna. Non possiamo dire di conoscerla perfettamente, ma quanto basta per farci sentire un po' di casa.